Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6. Oggi è ricominciato dopo una settimana di stop per il torneo di Viareggio, il campionato di serie D Girone F. Ve lo diciamo subito, se ci avete seguito questo pomeriggio, non è stata una grande domenica per le formazioni di casa nostra. Tante sconfitte, tre squadre che pareggiano, ma due si scontravano tra di loro. Insomma, non è stato un bel pomeriggio. Peraltro, pomeriggio ancora più negativo, perché il Teramo ha perso 1-2 in casa contro la Virtus Vecomp Verona, partita che abbiamo seguito insieme. E tra poco ovviamente servizio, le interviste. Vi dico già che ci sono le dichiarazioni di Agenore Maurizi, che ha detto: sono molto deluso per come abbiamo interpretato la partita, volevamo fare una partita, ne abbiamo fatta un'altra. Ma oggi era anche la domenica di un derby, quello tra Pineto e Notaresco, è finito senza reti e con pochissime emozioni, 0-0 anche a Francavilla. Ma soprattutto questa sera poi parleremo anche della situazione critica di alcune formazioni che oggi hanno perso, soprattutto la Vastese, che oggi aveva l'esordio di Aldo Papagni, 3-0 a Campobasso, senza storie. La situazione si complica, così come si complica ad Avezzano. Io già ringrazio tutta la squadra di TV6, come al solito, una domenica pienissima, ma che cerchiamo di raccontarvi nel migliore dei modi. Saluto in redazione, non so se... sì, eccolo qua, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti e buonasera. Ci ritroviamo da tanto tempo. Sì, un'ora. Sì. Va bene. Un'ora che è stata vissuta intensamente. Assolutamente, come sempre. Quando si spengono i riflettori, poi tocca lavorare. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-6237060. Se volete fare delle domande a noi, ma non solo, ai nostri ospiti. Questa sera sono tre. Parto, reduce dal derby senza gol di Pineto, l'attaccante è biancazzurro Wilson Cruz. Ciao Wilson. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Peraltro te, ex Francavilla, e stasera abbiamo una delegazione giallorossa. Insomma, vabbè, ma è un po' come bene tornare a casa. Sì, perché voglio bene a tutti quanti. Trovare gli amici. Assolutamente, il club manager del Francavilla, Fabio Gatta. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a tutti. E poi a fianco a te il portiere del Francavilla, Vittorio Natale. Ciao Vittorio. Ciao, buonasera. E questa sera ovviamente con te parleremo anche di portieri, perché insomma nel pomeriggio abbiamo visto un Lewandowski non irreprensibile. Tu conosci bene sia Lewandowski, sia Pacini, sia Gomis. Insomma, poi con te faremo anche qualche valutazione di questo tipo, ma non ti preoccupare, niente, sempre con il sorriso sulle labbra. Vediamo i numeri di Serie C e Serie D. Perché in Serie A i risultati li conoscete, in Serie B sono, oggi è terminata la giornata di campionato, anzi non è proprio terminata, manca ancora una partita. Real Albino Leffe, siamo in Serie C, Girone B, 0-1 giocata ieri. Fano Fermana rinviata a data da destinarsi, su Tirolo alle 14.30, unica gara delle 14.30, ha vinto 1-0 sul campo della Vispesaro, 1-1 tra Feralpe e San Benettese, 4-0 della Giara Erminio contro il Gubbio. Peraltro domenica prossima alle 16.30 a Gorgonzola ci sarà un Giana Erminio Teramo assolutamente incredibile, e lo capirete quando vedrete la classifica. Rimini Ravenna 0-1, Teramo Virtus Vecon Verona 1-2, Ternani Malese 0-3, Vicenza Triestina 0-2, Pordenone Monza, il posticipo di domani sera alle 20.45. La classifica ovviamente comanda il Pordenone, che potrebbe allungare di nuovo sulla Triestina, 61 punti per la formazione neroverde, 54 per la Triestina, 51 per la Feralpi Salò, 50 per Limolese, 49 per Suttirollo, 48 per il Ravenna, 47 per il Monza, 43 per la Fermana, 40 Vicenza e San Benettese. Poi c'è proprio una frattura di 5 punti che non è enorme, ma di fatto designa le squadre, tutte quelle della colonna di destra incredibile, che si gioca la permanenza in Serie C. Tanto 4-2 del Napoli su Udinese, 35 punti per Vispesaro e Ternana, 34 punti per Teramo e Gubbio, 33 punti per la Giana, 32 per Albino Leffe, Renate, Rimini e Virtus Vecon Verona, 4 squadre in 32 punti. Attenzione, perché se il Fano vince il recupero con la Fermana diventano 5 a quota 32. Partita questa rinviata a data da destinarsi. Vediamo adesso in Serie D, che tornava in campo oggi per la 31esima. Campobasso Vastese 3-0, Forlì Avezzano 3-2, Francavilla Materica 0-0, Isernia Monte Giorgio 1-0, Jesina Giulianova
1-0, Pineto Notaresco 0-0. Peraltro a Pineto c'è stata anche l'espulsione di Minella, con Notaresco che ha giocato la seconda parte del secondo tempo in inferiorità numerica. Giocata ieri nel Canatese Castelfidardo 3-0, San Giustese San Maurese 1-2, risultato probabilmente più a sorpresa della giornata, 1-0 tra Sant'Arcangelo e Agnonese. Domani sera alle 20:30 Savignanese contro Cesena. Vediamo la classifica dopo 31 turni di campionato. Ci avviciniamo davvero alla fine, mancano 7 turni, 72 punti per il Cesena che ha una partita in meno e potrebbe salire a più 7 sul Matelica che di punti ne ha 68. Poi un abisso prima di arrivare alla coppia Re Canatese e Notaresco a quota 51, 49 punti per il Pineto e qui si chiuderebbe il lotto playoff. 48 punti per il Francavilla, 47 per la San Giustese, 44 per il Monte Giorgio, 42 per la San Maurese, 41 per il Campobasso, 40 per la Savignanese che come il Cesena ha una partita in meno, 39 punti per la Jesina, poi altri 5 punti di distacco prima di arrivare al Giulianova. E dunque capite da soli quanto era importante per il Giulianova non perdere oggi al Carotti, perché adesso la distanza con i Leoncelli è di 5 punti, perché il Giulianova ha 34 lunghezze, 32 per la Vastese, 31 per il Sant'Arcangelo, terzetta quota 30, Avezzano, Forlì, Isernia, 27 punti per l'Agnonese, 18 punti per il Castelfidardo. Peraltro in settimana è arrivato l'altro punto di penalizzazione per il Campobasso, per 900 euro non versate a un giocatore, lo perfido, quindi parliamo di due stagioni fa, sì, un altro punto di penalizzazione davvero davvero incredibile. Io direi di fare un primo rapidissimo giro di commenti partendo da Wilson. 0-0, Wilson, partita primo tempo bruttino, secondo tempo qualcosina meglio, il Pineto devo dire ci ha provato un po' di più. Sì, abbiamo cercato di essere più incisivi, almeno giocavamo in casa, ma però Notaresco è una squadra forte, bella piazzata, allenata bene, quindi secondo me è stato un risultato per la partita che ha fatto, secondo me abbiamo fatto un pochettino meglio di loro e rimane sempre con l'amarico, con un in più di non portare i 3 punti a casa. Certo. Fabio e anche Vittorio, probabilmente lo 0-0 del Valle Anzuca indirizza forse definitivamente il campionato, non ce n'era grosso bisogno, dalle parti del Cesena. Oggi una partita come è stata, Fabio e poi Vittorio? Buonasera, è stata una partita dura, combattuta, molto intensa. Loro venivano da 8 vittorie consecutive, abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo avuto le nostre occasioni e gli ultimi 20 minuti l'abbiamo tenuti lì nella loro metà campo, contenti, prestazione di squadra, prestazione gagliarda e ci portiamo, siamo contenti del punto, volevamo vincere ma va bene così, è stata una grande risposta della squadra la sconfitta di Notaresco. Assolutamente, intanto stanno arrivando degli sms, ci chiedono se è stato esonerato Maurizio, la colpa è sua, poi ne parleremo. Vittorio, te nel primo tempo hai ingaggiato un duello con Losicco, nel secondo con Margarita. Però è andata bene. Sì, per fortuna è andata bene. È andata bene. Va bene, allora io direi di cominciare subito con il giro dei campi, subito con le immagini, partendo proprio da Pineto. 0-0 tra Pineto e Notaresco. Il servizio firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Termina senza vincitori né vinti al Mariani Pavone il derby tutto terabano tra Pineto e Notaresco davanti ad una bella cornice di pubblico. Risultato ad occhiali a termine di una gara che non regala grandissime emozioni e che permette ai rossoblù di Cudini, rimasti anche in 10 nel corso della ripresa, di consolidare il terzo posto, mentre i biancazzurri di Amaolo inanellano il 7° risultato utile consecutivo restando in lizza per i play-off. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3, Amaolo con Pomante squalificato, sceglie Orlando Pepe coppia centrale in difesa, Marianeschi detta i tempi in centrocampo, in avanti Cruz e riferimento centrale con Tomassini e Massa ad agire sulle fasce. In panchina si rivedono dopo i rispettivi infortuni Stefano Amadio e Marco Ciarcelluti, pronti ad entrare in corso d'opera. Cudini senza gli squalificati Dalmazzi e Fabriani si affida a Salvatori e Colonna coppia centrale, inserisce Marcelli davanti alla difesa, mentre in avanti Moretti è supportato da Minella e dal classe 2000 Cancelli.
Primo tempo appannaggio dei locali che tengono meglio il campo, il notaresco più accorto si affida alle ripartenze. Prima vera emozione al 25esimo, bella triangolazione Marianeschi-Tomassini con l'attaccante che si invola verso la porta. Salvatori intuisce e va in chiusura, poi la sfera arriva a Esposito per la conclusione ribattuta dalla difesa. Il Pineto chiude il notaresco nella propria metà campo, doppia occasione per Truzin, 4 minuti al 31esimo, il brasiliano da posizione defilata spedisce al lato. Al 34esimo invece il colpo di testa ravvicinato è preda di Monti che chiude bene sul primo palo. Un minuto più tardi ci prova anche Marianeschi, ma la conclusione è centrale. Nei minuti finali del primo tempo si vede il notaresco che prova a prendere le misure, ad affacciarsi dalle parti di Amadio. Al 39esimo Minella dalla destra chiama all'intervento l'estremo biancazzurro. Diverso poi l'approccio del rossoblù al rientro dagli spogliatoi, neppure un giro di lancette e Candellori impegna Amadio, costretto ad alzare oltre la traversa. Passa un minuto e Cancelli dal limite costringe l'esperto portiere biancazzurro ad allungarsi e deviare con la punta delle dita. Avvio bruciante del notaresco nella ripresa che al terzo va alla conclusione anche con l'ex Sieno, ma Amadio respinge con i pugni. Al 20esimo l'episodio che cambia gli equilibri del match, un ingenuo Minella già ammonito nel corso della prima frazione non rispetta la distanza su un innocuo calcio di punizione e rimedia il secondo giallo di giornata lasciando i suoi in 10. Il notaresco rischia in un paio di occasioni al 23esimo sulla punizione di Marianeschi, Orlando è in agguato ma Monti non si fa sorprendere. Al 26esimo occasionissima per il neo entrato Festa che gira in area ma non riesce ad angolare favorendo l'intervento dell'estremo notareschino. Ultimo sussulto del match al 39esimo, ripartenza del Pineto con Monti che esce dai pali, provvidenziale è l'intervento in chiusura di Salvatori che anticipa Tomassini a porta sguarnita. Non accadrà più nulla fino al triplice fischio che decreta 1-0-0 che lascia un po' di rammarico al Pineto per non essere riuscito a sfruttare meglio la superiorità numerica nella ripresa. Un buon punto per il notaresco che non prende gol da 3 partite e conferma la terza piazza nel prossimo turno. Ancora 2 sfide importanti, i rossoblù dovranno vedersela contro la San Giustese, il Pineto invece sarà impegnato al Manuzzi contro la capolista Cesena. Mister Amaulo, una partita che il Pineto ha ben giocato, soprattutto nel primo tempo, dove però è mancato forse qualcosa negli ultimi 16 metri, poi nella ripresa forse ci si aspettava qualcosina di più con l'uomo in più. Forse dovevamo essere più bravi, più decisi e anche più cattivi nel poter passare in vantaggio. Poi con l'uomo in più sicuramente gli spazi sono ristretti, anche se abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti con Festa, Ciarcelluti, Orlando, Pepe, l'episodio poteva sbloccare il risultato e ci abbiamo provato e peccato perché magari la squadra ha dato tutto, ha interpretato bene una partita di fronte a una squadra importante che merita la classifica che ha, sappiamo delle difficoltà che ci poteva creare, però secondo me abbiamo fatto una buona partita e accettiamo il verdetto del campo e andiamo avanti. Come tutte le gare cerchiamo di interpretarla bene, massimo rispetto per gli avversari, provare a fare la nostra partita sapendo le difficoltà e che affronteremo una squadra forte che sicuramente vincerà il campionato. Però nel calcio non c'è niente di impossibile, noi dobbiamo preparare al meglio questa partita e giocarci la nostra gara senza rimpianti e ci dobbiamo provare perché secondo me se facciamo una partita importante possiamo fare il risultato sia a Cesena sia su qualsiasi altro campo. La partita sofferta sin dall'inizio contro un buon Pineto che ha fatto una buona partita, noi abbiamo avuto soprattutto il primo tempo poco palleggio, poco possesso palla e abbiamo concesso anche abbastanza con diversi traversoni, diverse palle messe dentro. Non siamo stati, non abbiamo avuto l'approccio che volevamo, questo sicuro, grazie anche al Pineto che ha affrontato molto bene l'inizio della partita. Al secondo tempo poi ci eravamo sistemati a livello tattico e di atteggiamento, poi c'è stata la doppia ammonizione di Minella che ha complicato un po' le cose, ci ha fatto perdere un po' di distanze, ci ha fatto perdere un po' di quella situazione positiva che avevamo creato, però devo dire che alla fine la squadra ha sofferto, ha saputo soffrire, devo dire che faccio i complimenti per questo. Dopo la sosta abbiamo questo finale di campionato con 7 partite che dirà molto per questo campionato e credo che chi riesce ad avere più continuità sotto l'aspetto dei risultati credo
possa alla fine raggiungere quell'obiettivo per l'alta classifica, ma noi al di là di questo non è questo il nostro assillo giornaliero. Wilson, allora torno da te, insomma hai avuto anche modo di rivedere questa partita. Oggi ti abbiamo visto in zona centrale con Tomassini a fare l'esterno a sinistra. Che cosa cambia? Cambia per me un po' tanto, perché un conto è giocare con Tomassini vicino a me, che posso fare la spizzata, posso fare la guerra, eppure lui. Un altro conto è vederlo lui esterno, sta un po' lì. Quindi un po' dall'aceto tattico cambia un po' così. Quindi sostanzialmente diciamo che te con una punta a fianco potresti trovarti un po', potresti avere qualche beneficio? Secondo me sì, perché stavamo bene quando noi due lì davanti, stavamo a fare i risultati. Oggi Messi secondo me ha fatto questa scelta così, secondo me è stata un po' asecata, perché abbiamo pareggiato, abbiamo giocato meglio, quindi alla fine è stata un po' asecata. Vediamo un attimo la classifica, perché mentre andava il servizio ripensavo alla classifica e facevo un parallelismo che, perdonatemi, ma non c'entra niente, potrebbe non entrarci niente. La prima parte del campionato di Serie D Girone F assomiglia alla Serie A, cioè c'è una squadra che ha già vinto, il Cesena, guarda caso è anche bianconera. Poi c'è una seconda che farà seconda quasi certamente, che è il Matelica, e poi un casino di squadre che si giocheranno questi quattro posti, anzi tre posti in realtà, perché se il Materica è già secondo, questi tre posti in cui dove arriviamo, Wilson? Fino alla San Giustese o ci mettiamo dentro anche il Monte Giorgio secondo te? Secondo me ci mette dentro pure il Monte Giorgio, che è una squadra che ha fatto tanti risultati positivi. Si può fare pure il Campobasso, sempre non mollerà mai, la Samore secondo me non molla, quindi sarà strano, sarà bello, però è da vedere. È una semifinale con il Francavilla, come la vedi? Poi chiedo anche a loro. Guarda, io parlo con Miste sempre, è un piacere, perché ho gli amici lì, pure se sono andato via di gente, però ho gli amici, quindi vedere una semifinale o proprio una finale tra Francavilla sarà il piacere, che sarà? Certo, Dio lo sa. Assolutamente, assolutamente. Fabio e poi Vittorio, questo mucchione, come la vedete? Bel mucchione, sì. Rivediamo la classifica. Con Wilson mi posso beccare in finale a questo punto, meglio che semifinale. Certo. No, allo stato attuale sì. Allo stato attuale sì, però insomma. Sì, siamo un sacco di squadre in lotta e il nostro obiettivo è quello, fissato a inizio stagione, quello di raggiungere i playoff. E siamo tante squadre, lo sapevamo, e c'è anche il Campobasso secondo me in questa lotta, che comunque sono tanti, 7 punti da recuperare, però hanno il Campobasso ha la forza per poterli fare questi playoff. Invece San Maurese, Savignanese e anche lo stesso Monte Giorgio forse hanno già raggiunto il loro obiettivo, però giustamente ci proveranno fino alla fine, perché comunque hanno la testa libera e possono comunque impensierire le altre squadre che sono intenzionate a raggiungere questo obiettivo. Assolutamente. Vittorio, che cosa ancora manca? Pochissimo per arrivare ai playoff, però sarebbe un grande risultato. Sì, sicuramente sarebbe un grande risultato, e noi comunque nello spogliatoio ci crediamo, comunque è un obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione, che comunque è... Anche perché questo è il secondo anno del Francavilla in Serie D, quindi inevitabilmente si fa il confronto sempre con l'anno passato. Sì. Assolutamente. Wilson, ti faccio una domanda un po' fuori contesto. Perché te l'anno scorso hai vinto un campionato con la Vis Pesaro... Ultima giornata. All'ultima giornata, quando nessuno credeva che il Matelica lo potesse perdere. Adesso, più o meno... A parti inverse ci siamo, nessuno può pensare che il Cesena possa perderlo. Che cosa consiglieresti a un giocatore oggi del Matelica? Oggi pomeriggio, adesso, allo stato attuale, con domani sera che può andare di nuovo a più 7. Cioè, voi l'anno scorso perché ci avete creduto fino alla fine? Perché ce l'avevamo un gruppo bello, un gruppo coeso, che ogni martedì, mercoledì, l'unico pensiero era vincere. Non ci stava il pensamento nel playoff, non ci stava il pensamento dall'altra parte, era vincere. Certo. Quindi secondo me se un gruppo è coeso, se un gruppo c'è un obiettivo bello, forte, che secondo me tutta l'energia che gira intorno va a favore di te. Quindi eravamo
troppo concentrati su una vittoria, non ci pensavamo solo nel materica, poi magari materica. Portavate anche un po' di sfiga all'altra parte, no? Vabbè, alla fine concentrandosi, è così concentrato che l'energia era lì, quindi esatto. Siamo alla fine, l'ultima giornata è stata bellissima, quindi una festa proprio da rimanere proprio nel cuore finché muoio. Assolutamente. Oh, Fabio, ti faccio rispondere a te il messaggio precedente, ma se il Francavilla non arriva ai playoff è un fallimento oppure no? No, non è un fallimento, assolutamente. L'anno scorso il Francavilla non ha raggiunto i playoff. Sì. E l'anno scorso il budget era nettamente più alto rispetto a quello di quest'anno, soprattutto per quanto riguardava l'aspetto remunerativo dei giocatori, quindi c'è stato, come è stato chiesto dal presidente, è stato chiesto al direttore di abbassare il budget dell'anno scorso, è stato fatto nell'ordine del 30-40% per quanto riguarda il reparto squadra, e quindi non si può assolutamente dire che è un fallimento. Vorrebbe dire non aver raggiunto l'obiettivo che è stato fissato inizio anno, ma non è assolutamente un fallimento. Ci sono 8-9 squadre ancora in lotta per i playoff, molte di queste hanno un budget superiore al nostro, però siamo lì, quindi già parlare adesso a setteggiare alla fine di fallimento o non fallimento, no, assolutamente no. Noi siamo concentrati sul nostro obiettivo, vogliamo arrivare in fondo, raggiungere i playoff, magari con la migliore posizione possibile, tutta la società, tutta la squadra vogliono questo, quindi non pensiamo ad altro. Wilson, vengo da te, poi vediamo il servizio del Francavilla. Ti chiedo, domenica prossima c'è la trasferta di Cesena. Ora, hai sentito Daniele Amau, il vostro allenatore, ha detto andiamo con la consapevolezza che in fondo poi non è che abbiamo tantissimo da perdere. Forse questo è un vantaggio o qualcosa da perdere? No. Ce l'ha. Ce l'hai 3 punti da perdere. Non è che vado lì a Cesena a lasciare i 3 punti. Io vado lì per fare i risultati. Tutto rispetto del Cesena, che è una squadra fortissima, ha dimostrato di essere fortissima, ma io vado lì per vincere. Vado lì per dimostrare, fare il mio meglio, quindi non andiamo lì a fare una passeggiata. E che viene, viene. Io sono consapevole che una squadra è forte, può fare risultato con chiunque. Per questo che dico, se siamo uniti, se siamo, ce l'abbiamo un obiettivo da farli, quindi perché non ci provare? Sono 10 uomini contro 10 uomini. Quindi certo, più i portieri. Più i portieri, quindi. Assolutamente. Oh, con tutte scuse al portiere, no, però siamo lì. Ah, lui non li considera proprio. Perfetto. Volevo andare un attimo da Andrea, se mi ascolta. Insomma, Andrea, ti incuriosisce questo atteggiamento che giustamente dice Wilson Cruz, vabbè, alla fine siamo 10 noi, 10 il Cesena, ma perché dobbiamo andare con la consapevolezza magari? No, io aggiungo di più. Devono andare a fare il risultato e lo devono fare, uno per il Pineto, due per il campionato, perché ci piace immaginare che questo campionato possa restare vivo fino alla fine, che il Materica possa restare competitivo con il Cesena. E poi quell'ultima giornata c'è Giulianova-Cesena, io penso che Giulianova sia salvo, però potrebbe essere un'ultima giornata anche piuttosto difficile per il Cesena se fosse una gara importante. Io spero che il Pineto faccia risultato, perché il Pineto ha bisogno di punti per fare i playoff, perché c'è una proprietà comunque ambiziosa che vuole fare bene. Sarebbe un risultato di grandissimo prestigio e probabilmente terrebbe vivo il campionato, auspicando che domani la Savignanese faccia una partita gagliarda e possa fare risultato contro la squadra di Angelini. Non mi sembra bello per il campionato che il Cesena giochi in posticipo, sapendo già quello che è il risultato del Materica, ma tant'è, se la sono aggiustate come hanno voluto lì in provincia. Però l'auspicio è che il Pineto possa dare grande battaglia a Cesena, deve farlo. Noi ce l'auguriamo, peraltro abbiamo visto che non è il Notaresco con cui ho già giocato il Pineto, ci ha dimostrato che non è ingiocabile, tutt'altro. Il Manuzzi di Cesena. L'area canatese mi sa che ha vinto. L'area canatese ci ha vinto, ma soprattutto noi abbiamo ancora negli occhi quella straordinaria prestazione del Notaresco, che andò sotto, poi andò in vantaggio, ma dominando per larghi tratti la gara. Insomma, staremo a vedere. Passiamo alla parte giallorossa del parterre di questa sera, ci andiamo a vedere un altro 0-0, ci perdonerete, ma in 2 servizi neanche un gol, ma non è colpa nostra.
Francavilla Matelica 0-0, Paolo Renzetti. Giusta divisione della posta senza reti tra Francavilla e Matelica, che si sono affrontate a viso aperto in 90 minuti combattuti e che hanno visto di fronte due formazioni che ci hanno provato fino al 90esimo in una gara che non ha sicuramente annoiato il pubblico presente sugli spalti. Senza Samuel Di Renzo squalificato e con Bedini in panchina, il tecnico Paolo Rachini schiera la sua squadra con il 4-2-3-1. I marchigiani di Luca Tiozzo, reduci da 8 vittorie di fila, si presentano con un tradizionale 4-4-2. Sole e temperatura primaverile al Valle Anzuca, dove si gioca di fronte a 500 spettatori. Prima emozione all'ottavo con il cross di Visconti ed il colpo di testa alto di Florian. Gara equilibrata sin dalle prime battute con le due formazioni che mostrano di temersi. Al 24esimo gli ospiti sono ancora più pericolosi rispetto alla precedente azione, ma sulla conclusione al volo di Losicco Natale dice no, rifugiandosi in calcio d'angolo. Al 28esimo c'è una punizione dai 20 metri di Palumbo per il Francavilla, che fa gridare al gol i tifosi giallorossi con la palla che sfiora di pochissimo l'incrocio. La squadra di Paolo Rachini fa molto pressing sul Matelica, che si rivede al 37esimo con Angelilli che in area si gira e conclude al lato. Ancora Matelica al 39esimo con Losicco, che su punizione chiama Natale alla parata centrale. Losicco sempre protagonista su calcio da fermo anche al 42esimo con la sfera calciata al lato. Nella ripresa Francavilla in campo con Alessandro Di Renzo al posto di Caffiero infortunato. Al secondo lampo abruzzese con Palumbo che al volo in area manca il bersaglio grosso. Sul capovolgimento di fronte palla Margarita che mira all'angolino con il portiere del Francavilla che dice no. La gara resta aperta con la formazione marchigiana che si rivede pericolosamente al 23esimo con Margarita che in area francavillese calcia sull'esterno della rete. Ancora Matelica e ancora Margarita un minuto dopo con Vittorio Natale che salva la porta giallorossa. Alla mezz'ora opportunità ghiotta per il Francavilla che capita sui piedi di Andrea Mancini che dai 25 metri va a sfiorare il montante della porta di Avella. Al 33esimo la formazione abruzzese chiede un rigore quando forse Benedetti tocca con la mano sul tiro di Dos Santos con Cavaliere Di Paola che assegna però solo il corner. Al 40esimo Bittai cade in area locale dopo un contatto con Gallo e con il direttore di gara calabrese che lascia proseguire con ampi gesti. Si arriva così nel finale con i marchigiani un po' a corto di fiato e con la squadra di Paolo Rachini tutta protesa in avanti alla ricerca del disperato vantaggio che però non arriva, con uno 0-0 che non è certo da buttare per la formazione giallorossa contro la seconda della classe. Rachini, complimenti del tecnico del Matelica, non sono stati dei complimenti così tanto per essere, ha detto il Francavilla ci ha messo in difficoltà, temevamo questa partita. Sì, mi fa piacere che il loro tecnico abbia detto queste cose, in effetti sì, è stata una bella partita, dura come mi aspettavo, contro una squadra veramente forte, super organizzata e quindi alla fine è uscito fuori un pareggio. Noi penso che negli ultimi 20-25 minuti abbiamo fatto qualcosina più di loro e forse meritavamo ai punti la vittoria. È arrivato un pareggio, diciamo che va bene lo stesso, però ripeto, la mia squadra ha provato fino alla fine a vincerla, è andata così, adesso pronti alla prossima, un'altra partita in casa, quindi da sfruttare assolutamente. Avete un po' bisticciato con il pallone negli ultimi 20 metri perché dalla distanza ci avete provato in alcune occasioni, ma in area avete avuto delle opportunità in area del Matelica che poi non siete riusciti però a sfruttare. Sì, ci è mancato quell'ultimo guizzo sulla verticalizzazione oppure sulla conclusione, sì, lì in effetti potevamo fare meglio, però devo dire che dal punto di vista tattico dell'intensità la squadra è stata sempre corta, aggressiva, ha concesso poco, una squadra che voglio ricordare le ultime 10 partite ha vinto sempre, quindi il loro tecnico giustamente ha visto giusto, nel senso che il Francavilla l'ha messo sotto dall'inizio alla fine e quindi questo va fatto merito alla mia squadra che ha fatto veramente secondo me una partita importante. Playoff restano ad un passo? Ma siamo tutti lì, sì, fino alla fine secondo me sarà una lotta punto a punto tra la terza e la settima, si può entrare tutti nella griglia dei playoff. Ortonali, allora innanzitutto le chiedo se è soddisfatto di questo 0-0, gara alla vigilia temibile in casa di un Francavilla che al Valle Anzuca aveva fatto sempre bene quest'anno. Sì, aveva perso se non sbaglio solamente due incontri con squadre
molto forti, come è molto forte il Francavilla, come è molto forte anche il Matelica, e oggi lo hanno dimostrato i 22 più i subentrati ragazzi in campo, giocando una gara dura, tosta, ma leale. Ho visto una gara leale, di questo sono orgoglioso dei miei ragazzi, e faccio i complimenti al Francavilla per quanto fatto vedere. Ho visto una squadra forte, come il Matelica. È chiaro che qualcosa, quei punti di differenza, qualcosa nel percorso dovranno pur significare. Eppure oggi è stata una partita, direi, equilibrata, giocata molto su seconde palle, su episodi sporchi, e partite come questa, in un campo difficile come questo, spesso si decidono per episodi che possono essere a favore chiaramente o contro. Qualche episodio dubbio da una parte e l'altra forse c'è stato, ma ho visto una bella partita, una prova grande dei nostri ragazzi, ai quali vanno i complimenti, perché fare i complimenti solo quando si vince sarebbe troppo facile, e oggi con ancora più forza voglio e vogliamo fare i complimenti a questi ragazzi. E allora, 0-0 tra Francavilla e Matelica. Fabio, la sensazione, rivedendo le immagini, è quella di una partita che probabilmente l'avrebbe potuta sbloccare solo un episodio. Sì, un episodio poteva sbloccare questo, il match. Io gli ultimi 20 minuti ho visto una squadra forte dal punto di vista proprio atletico, che ha schiacciato lì il Matelica. Ci è mancato, come ha detto anche il mister, l'ultimo, sì, il tiro in porta, verso la porta, ma abbiamo creato comunque tante situazioni pericolose. E anche l'intervista del loro mister, comunque, che conferma, cioè ha detto, certo, proprio in maniera, squadra forte, squadra che ci ha messo lì, squadra che ci ha fatto soffrire. Poi anche come è strutturato il Matelica, che è proprio una squadra atleticamente forte, fatta di giocatori fisici, e ha sofferto il Francavilla, di questo siamo tutti contenti. Vittorio, vengo da te, perché prima abbiamo parlato di questo duello un po' a distanza, prima con l'uno e poi con l'altro, però insomma sei stato chiamato a qualche intervento nel complesso di una partita che però il Francavilla l'ha interpretata bene. Diciamo che quest'anno il Francavilla le partite, quelle importanti, le ha interpretate bene. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, perché comunque io, anche se sono arrivato a gennaio, ho avuto l'opportunità di vedere la partita col Cesena. Secondo tempo abbiamo fatto un buon secondo tempo, e comunque poi dopo abbiamo avuto altre partite, comunque abbiamo giocato bene, abbiamo fatto bene. Ti chiedo, per te, che come si sta nel ruolo non solo di portiere, che già è un ruolo particolare, a volte giochi, a volte non giochi, sempre per la regola degli under, no? Quindi non è colpa di nessuno, e a seconda di come l'allenatore vuole schierare la squadra, rischi di andare in panchina o titolare. Ecco, questo enigma, il fatto di non sapere sempre più o meno e di farsi trovare sempre pronto, per te vale tantissimo, soprattutto perché fa il portiere. Sì, ma cioè, comunque l'aspetto principale è comunque stare concentrato sempre, pure se tutta la settimana, a partire dal martedì devi iniziare a preparare la partita che devi fare la domenica, a prescindere se sai che giochi oppure no. Certo. Peraltro, torniamo indietro di 2 settimane, peraltro ti faccio ancora di più i complimenti, perché venivi da una partita non solo persa, in cui poi eri stato protagonista di un errore, e poi addirittura anche i giocatori del Notaresco ti hanno consolato alla fine della gara, il gol del 2-0 di Salvatori di due settimane fa. Ti chiedo, per un ruolo così particolare, poi quando si torna a casa sapendo di avere 2 settimane davanti, come e che cosa si pensa e come si vive questa situazione per cercare di ripartire come se non fosse successo nulla? Beh, comunque dopo la partita si pensa sicuramente a come potevi evitare di prendere, cioè di fare quell'errore. Certo. Sono stato due o tre giorni a pensarci. Quattro ti suggerisce. Anche quattro. Quindi tutta la settimana è andata dritta. Mi sono rivisto. Ah sì, ok, certo. Mi sono rivisto il video una quindicina di volte, ma mi sono imparato tutti i movimenti a memoria. Quindi... Che cosa avresti potuto fare di diverso in quella circostanza? La rivediamo. Poi chiediamo a Cruz se Pepe salterà Cesena per squalifica.
Perché mi sa che ho quinto cartellino giallo. Ah, quindi? Sì o no? No, no, non gioca, non gioca col Cesena. Scusami Vittorio, ti ho interrotto. Abbiamo rivisto quella cosa che non ti fa particolarmente piacere. Allora, che cosa avresti potuto fare? Allora, secondo me avrei potuto provare alla presa, avrei dovuto respingerle e basta, perché comunque non ho valutato bene la traiettoria del pallone. Mm-hmm. Quando la sono andata per prendere l'impresa, passata davanti al sole, quindi ho sbagliato questa cosa, dovevo valutare meglio per comunque la respingevo di pugno, certo. La mettevo fuori. Ecco. Poi dopo 4 giorni di messaggi con Fabio Gatta, no? Che cosa, come si ritorna poi in campo dicendo, oh, io se c'è un calcio d'angolo che faccio? Vado di pugno anche se è facilissima? No, vabbè, comunque ogni partita è una storia a sé. Devi comunque ritorni al campo, devi essere sempre carico, perché poi la settimana dopo c'è la partita. Quindi dopo i 4 giorni di messaggi con Fabio Gatta. Perché oggi la prima uscita che ha fatto, pugni forti. Col pugni forti. Ha preso tutto, quindi ha preso l'attaccante. Perfetto, i messaggi hanno avuto il loro effetto. Vastesi senza grinta, così l'eccellenza non ce la toglie nessuno. Grazie per tutte le umiliazioni. Vediamo 2 episodi da Moviola che riguardano la vostra partita. Ovvero, prima reclama il Francavilla per un presunto, e qua chiedo anche l'ausilio di Andrea, presunto fallo di mano di Benedetti, tiro di Dos Santos. Wilson, che dici? Era girato con la testa pure. Quindi secondo te? Secondo me no. Andrea? Ma sono, per i criteri ultimi, siamo davvero in situazione borderline. Il braccio non è proprio attaccato al corpo. Non so neanche finché si possa chiedere, fino a quando si può chiedere a un giocatore di correre con le braccia incrociate dietro, e qui lui sta inseguendo il giocatore, però non mi sembra neanche che estenda così tanto il volume, e la distanza è davvero ravvicinatissima. Francamente io sono in difficoltà, lascio volentieri la decisione all'arbitro, però l'interpretazione più estensiva data ultimamente potrebbe portare a dire che è rigore, ma effettivamente non riesco a vedere una grande negligenza di Benedetti. Ragazzi, so che siete parti in causa e quindi faremo la tara a quello che direte, qualsiasi cosa voi diciate. Dai, dico che il tocco di mano c'è sicuramente, l'arbitro ha valutato forse la vicinanza del corpo al braccio, quindi che forse la si vede anche nel movimento, che prima è largo, poi fa, ecco qua, vede se è così, e poi sembra come se vada a chiudere. Ok. Poi lui non l'ha vista, secondo me, che era coperto, quindi difficile anche la valutazione, però. Oh, se era meglio. Se l'avesse dato era meglio. Certo. Oh, se questo era complicato, vi faccio vedere il secondo, che è protesta il Matelica per un contatto tra Gallo e Bittaie. Allora, qua il problema è capire dove, se c'è il calcio, il fallo, cioè. Che tu dici che fallo? No, ho detto, dove se c'è. È già detto. Dove se c'è. Perché siccome ha protestato, e allora vi chiedo, Wilson, parto da te? Secondo me no, perché l'uno che lo vede con testa bassa, dato che Gallo è doppio di lui, quindi Gallo si è fermato quando è andato addosso, quindi... Io direi che possiamo anche concludere. Penso la spiegazione, giustissimo. Andrea! Allora, intanto non è fallo, e se è fallo mi pare appena fuori. Comunque non è sulla linea Bittaio, non è sulla linea dell'area di rigore, mi sembra appena fuori, e comunque non è fallo perché Gallo lì a un certo punto si ferma ed è più Bittaio che gli finisce addosso. Certo, assolutamente. No, non c'è nessun dubbio. Oh, prima di andare in pubblicità facciamo un attimo un excursus da un'altra parte. Perché Francavilla calcio a 11, conosciamo bene, vi seguiamo tutte le settimane con molto molto interesse, però a Francavilla da un po' di tempo quello che va anche altrettanto bene è il calcio a 5 femminile, vero Fabio? Da un anno. Da quando è nato, quindi. Sì, è stata un'altra, cioè è un'altra delle cose che portiamo avanti quest'anno con la società Francavilla, quindi sempre ritornando a quel discorso iniziale del budget, in tutto questo
facciamo anche questo, quindi le ragazze del calcio a 5 del Francavilla abbiamo già vinto la Coppa regionale, siamo a un punto dalla conquista del campionato Serie C regionale e siamo tra le migliori 4 squadre d'Italia, tutte quelle che hanno vinto quindi le coppe regionali. Avremo il 6 e il 7 aprile l'impegno della Final Four, quindi queste 4 squadre che si affronteranno per la conquista della Coppa Italia Nazionale. È una cosa che coinvolge tutta la società, quindi le ragazze spesso sono ospiti nostri allo stadio, noi pure andiamo a vedere le loro partite. Io personalmente, insieme al direttore, seguo anche molto più da vicino proprio tutte le vicende, quindi l'organizzazione, parliamo con tutto lo staff in continuazione. Quindi a dimostrazione che Francavilla quest'anno sta facendo le cose per bene, perché oltre al calcio a 5 femminile curiamo in maniera molto meticolosa il settore giovanile, dove anche lì abbiamo degli ottimi risultati. E per la felicità del presidente, che comunque quest'anno tra le cose che aveva chiesto a noi, quindi era quella appunto di creare uno staff, quindi portare organizzazione e professionalità all'interno della società, cosa che abbiamo fatto e ci è riconosciuta da più parti, quella di portare avanti un discorso di settore giovanile e di scuola calcio con grossi numeri e anche con ottimi risultati, e lo stiamo facendo. E poi c'è questa chicca del calcio a 5 femminile, che poi io, da ex giocatore di calcio a 5 dirigente, piace molto e quindi seguo particolarmente, che comunque dà lustro a tutta la società ma anche alla stessa città di Francavilla, perché comunque siamo seguiti sia per quanto riguarda la prima squadra, ma anche le ragazze sono seguite nelle ultime partite al Pala Santa Filomena, dove giochiamo le partite in casa, soprattutto in ambito nazionale, perché comunque ci sono alcuni requisiti che dobbiamo rispettare, se no le partite in casa le facciamo al Tiki Taka, il centro sportivo dove anche la nostra scuola calcio, il settore giovanile si allena. C'erano molti spettatori e di questo siamo molto contenti. Intanto, quando hai detto ex giocatore di calcio 5, Vittorio ha riso perché eri fortissimo. Vabbè, ma questo... A parte che ero fortissimo. Ah, ok. No, era per... Io a lui gli dico sempre che il calcio a 5 è importante, ma anche per i portieri. Molti portieri, sì. Adesso molte tecniche, diciamo, dei portieri sono cambiate e appunto vengono dal calcio a 5. Già la postura, diciamo, in uscita, non c'è più la vecchia uscita di una volta che va in mani protese. Neuer in questo è la tedesca. Neuer e Reina sono stati i primi tedesca. Portieri che hanno fatto queste, cioè hanno cambiato queste. Per intenderci, lo stile, invece di uscire si esce, invece di andare, si chiama croce alla spagnola, si rimane fermi. Una volta invece i vecchi Sebastiano Rossi, Francesco Toto, che andavano lì, tipico attaccante, lo sa, spostavi la palla, spesso era rigore. Invece adesso è un po' diverso, e quindi a lui spesso gli dico di guardare anche queste cose qua e lui mi prende in giro per questo. Ah, perfetto. Sì, perfetto. Sì, Andrea. Sì, un minuto, perché questa squadra in parte la conosco perché seguendo ai tempi la Z compianto presidente Zulli, molte di quelle giocatrici erano in quel gruppo, sono arrivate fino a vincere anche lo scudetto, essere campioni d'Italia, quindi ci sono giocatrici fortissime, la Pastorini, Fabiana Pastorini in primis, ma anche Nobilio, Verzulli e altre ancora. Se il percorso di crescita proseguirà, magari nelle prossime stagioni aggiungendo delle straniere importanti, questo è un gruppo che può fare bene anche nella massima serie. Dunque è un progetto ambizioso, chissà che non vada a portare risultati altrettanto prestigiosi. Io devo andare in pubblicità, sono in ritardo, però prima da Fabio volevo chiedere una cosa. Il calcio 5 femminile, o comunque aprirsi a nuove discipline che hanno una certa attinenza con il calcio, pensi, cioè strategia societaria, il fatto di diventare più o meno quello che una volta si chiama polisportiva? O è ancora un primo passo verso quell'approdo? Sì, diciamo è prematuro parlare di questo, poi ci confronteremo sicuramente a fine stagione con il presidente per vedere qual è la sua idea, però l'idea, sì, polisportiva, diciamo in senso, non in senso formale ma in senso pratico, perché effettivamente noi la viviamo dalla mattina alla sera, proprio la società Francavilla Calcio a 360 gradi, quindi dalla prima squadra, settore giovanile, scuola calcio,
e calcio a 5 femminile per noi sono tutte, diciamo, nostre squadre, quindi veramente noi dalla mattina alla sera viviamo tutto, quindi ci può essere il problema da risolvere per quanto riguarda il calcio a 5, quello il problema da risolvere per la scuola calcio, quindi tutto ciò che ne rende il Francavilla noi lo seguiamo. Certamente il calcio a 5 femminile perché è importante, perché appunto il femminile per me, ma ho seguito, diciamo, un pochettino l'evoluzione del femminile in ambito calcistico. Sì. E è semplicistico dire è il futuro, però guarda, veramente è così, perché dinanzi a un mondo femminile, tutto il mondo del calcio, si aprono degli scenari troppo importanti, già dal punto di vista del marketing e della pubblicità, ci sono delle situazioni che nascono più facilmente con il femminile che con una squadra maschile. Sì. Poi è normale che adesso quest'anno è un campionato di Serie C regionale, quindi con un certo risalto. L'anno prossimo speriamo di fare un campionato di A2 nazionale, allora lì veramente potrei fare altre operazioni importanti. Marketing, pubblicitario soprattutto, ma anche sportive. Complimenti, complimenti, ci dobbiamo fermare, sono in ritardissimo, poi al rientro dobbiamo correre, a tra poco. Pure io, mangio ma scritto. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, siamo pronti per vedere, ma possibile, parlate per mezz'ora sempre il Francavilla e Pinedo, delle altre squadre solo 2 minuti? No, non è vero, a parte il fatto che sono qui, sono stati gentilissimi sia il Francavilla che il Pinedo a metterci a disposizione i nostri tesserati, poi in generale facciamo una specie di turnazione, ecco perché cerchiamo di invitarle tutte, perché poi si prende la scusa, tra virgolette, che sono qui in trasmissione per approfondire magari qualche discorso che altrimenti non si riesce. Un applauso a Wilson che in 6 mesi a Francavilla gli ho insegnato almeno a vestirsi. Ah, questo è vero, non lo so chi è, ma però chi è questo? No, l'ex compagno. Sì, un ex compagno, però non si è firmato, non ha avuto la personalità per firmare. Ah, bravo, non ha avuto la personalità. Quindi aspettiamo di capire. Però è vero che c'è. Cercherò stato... chi è il Lomeno. Ah, ok. Buonasera, una domanda, ma Papagni è quello che ha allenato all'Aquila, ha perso tutte le partite? Sì, purtroppo sì. A proposito di Papagni, Campobasso, Bastese 3-0. Vediamo il servizio. Il Campobasso liquida la Vastese senza troppi problemi, 3-0 il finale, e dà una risposta di forza rispetto alla recente crisi di risultati e alla penalità di -1 inflitta venerdì scorso. Di fronte a un avversario affidato a Papagni che dura 20 minuti salvo poi sparire dal terreno di gioco, si gioca di fronte a circa 450 spettatori in una giornata primaverile. La nota stonata di casa, il quarto calcio di rigore fallito su 7 assegnati al Campobasso, stavolta è toccato a Cogliati. Succede poco nella parte iniziale, al 17° è Fiore a liberare la corsa verso la porta di Palumbo che da defilato conclude fuori. Ancora gli abruzzesi al 22° con De Meio che decide di fare tutto da solo, compreso un tiro che termina di poco alto sulla traversa. Campobasso avanti alla primavera sortita offensiva al 25°. Tutto nasce da una punizione calciata da Giacobbe che si infrange contro la barriera. Il tiro di Lobello diventa un comodo assist girato in rete dall'italo-albanese Islamai, che realizza una bella marcatura, quella che sblocca lo 0-0 di Selvapiana. Nel giro di soli 10 minuti la squadra di Bagatti è brava ad annichilire la Vastese. 35° bis servito con Giacobbe che da 16 metri riesce a freddare Patania che rimane di sale. Giacobbe torna al gol dopo più di un mese di astinenza, non segnava infatti dal derby contro l'Isernia. La Vastese cerca di reagire rispetto al doppio colpo incassato. Al 39° è Fiore a scoccare un tiro che secondo l'arbitro Magri intercetta di braccio al limite dell'area. Il difensore di casa protesta platealmente facendo notare dove la palla gli è effettivamente sbattuta. La punizione viene calciata da Fiore e forse sporcata da un gomito troppo alto di Cogliati in barriera, ma si può giocare per il direttore di gara. Il primo tempo si chiude con il rossoblù meritatamente avanti per 2-0 grazie ad un'ottima prestazione di fronte a una Vastese che a Selvapiana ha dimostrato tutti i suoi limiti anche realizzativi. Con le immagini nella ripresa al primo Bagatti fa entrare Antonelli al posto di Islamai che si fa male in area di rigore dopo uno scontro di gioco. Al 7° da calcio d'angolo di Danucci in area c'è una spinta troppo affettuosa di Russo ai danni di Magri per la signora bolognese Pirriatore. Calcio di rigore dal dischetto Cogliati, prima si lascia ipnotizzare da Patania, sulla respinta poi è Di Giacomo ad anticipare in corner sempre Cogliati. Papagni dà il via alla girandola dei cambi, fuori Russo e Palumbo, dentro Iaroc
Ricci e Cicerello. Tutto questo dal tredicesimo. Al ventesimo Cogliati vuole rifarsi, conclusione forte ma centrale, respinge il portiere ospite, poi carambola di Del Duca proprio su Cogliati per Pirriatore. Si può proseguire, si leva qualche protesta da parte della punta di Bagatti. Il tecnico di casa fa entrare dal venticinquesimo Musetti al posto di Alessandro, dall'altra parte fuori Fiore, dentro Stivaletta. Gli abruzzesi non riescono a dare pensieri a Sposito, mentre i rossoblù trovano il tris al trentunesimo. Da corner stacca Marchetti che realizza, palla alle spalle di Patania, mentre protestano gli ospiti che chiedono una spinta dell'autore del gol ai danni di Del Duca al dato di colpire la sfera. Il campo basso archivia la gara e il tecnico ne approfitta anche per far entrare Ranelli e Leto in luogo rispettivamente di Danucci e Giacobbe. La Vastese prova a dare segnali di vita al 35esimo, tiro a giro di Capellupo respinto da Sposito. La palla giunge a Palestini che conclude, sulla traiettoria c'è Sciba che sfiora, il portiere di casa respinge, è in seconda battuta e poi bravo a neutralizzare, sempre un tentativo di Sciba. Cogliati prova a mettere una pezza rispetto al penalty sbagliato, 42esimo diagonale che incoccia il palo, sfortunato qui l'attaccante di casa. Segnalati 4 minuti di recupero, al primo dei quali ci prova l'ex di turno del Duca, ma Sposito fa buona guardia, finisce con la festa fra pubblico e squadra e con l'auspicio che il Campobasso da qui alle prossime 7 settimane possa rendersi protagonista di un ottimo finale di stagione. Papanni, debutto amaro sulla panchina della Vastese, il Campobasso ha meritato di vincere? Assolutamente sì, anche se devo dire che nella prima frazione del primo tempo, nei primi 20-25 minuti, ho visto una squadra molto attenta, molto disponibile dal punto di vista del gioco, del possesso palla, della pressione anche alta in alcune circostanze che ha creato difficoltà al Campobasso. Non sono sufficienti perché poi dopo il gol subito naturalmente si è messa dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista tattico a favore del Campobasso, non siamo riusciti a reagire. Mancano 7 giornate, Leonetti vi mancherà per altri 3 turni, come farà per salvare la Vastese? Ma c'è soltanto la strada del lavoro, come dicevo prima ai suoi colleghi, io credo che in questo momento noi abbiamo pochissimo tempo per crescere dal punto di vista degli apprendimenti, dobbiamo fare un surplus di lavoro e credo che c'è un tanto lavoro da fare e ci vuole tanto impegno. Con il sacrificio e con il lavoro credo che abbiamo le possibilità di tirarci fuori, vedendo i risultati c'è adesso ancora più bagarla in quella zona e quindi sappiamo di dover aspettare anche il recupero di alcuni infortunati, perché abbiamo anche una situazione globale sia per quanto riguarda gli under anche per quello che riguarda gli over di i giocatori da recuperare, però siamo fiduciosi che ci sarà la crescita. Sconfitta molto molto amara per la Vastese. Intanto abbiamo scoperto di chi si tratta, il messaggio di prima che ti ha imparato a fare. Sì, il principino. Ecco, principino Palumbo. Lascialo. Lui si veste bene, lui. Lui si veste molto bene. Lui si veste molto bene. Solo perché io sono uno dei Duda. Ok. Lui invece no. Lui è. Però per me male. Pure lui si veste male. Per me malissimo. Perfetto, l'importante è esserne consapevolissimi, wow. Sarà contento di sentirtelo dire. E adesso invece un abbraccione a lui. Assolutamente. E adesso invece vi chiedo, ma hanno fatto, il nostro collega di Telemosio Gianni Bruno ha chiesto a Papagni, ma che cosa deve fare adesso la Vastese per salvarsi? Perché la situazione è veramente complicata, Wilson, e poi anche Fabio. Secondo me zera tutto quanto e ripartire la prossima domenica. Perché loro sono una buona squadra, sono fatti per pure vincere il campionato, sono giocatori di qualità. Quindi azzera tutti quanto, la prossima partita come se fosse la prima del campionato, gioca con personalità, con fame tra i denti, che succede, succede. Fabio, ma mica è semplice però, eh? No, non è semplice, è facile a dire, nel senso pensare che sia un altro campionato fatto di 7 partite, non è facilissimo, anche perché l'assenza di Leonetti sì. Può incidere sicuramente, che per altre 3 gare non avranno il loro miglior marcatore, però è una squadra forte sicuramente, però mentalmente sicuramente è bloccata, nata con altre aspettative, quindi una volta che sei lì sotto è difficile trovare anche quelle caratteristiche che sono di tante squadre che lottano per salvarsi, quindi diciamo cose che si sanno, però effettivamente la Vastese deve
deve pensare di farcela sicuramente, perché è una squadra abruzzese, deve salvare la stagione e sicuramente faremo anche noi il tifo per loro. Certo. Peraltro c'è un gemellaggio tra i vostri tifoseri, Francavilla e Bastese. Basta sì. Parlare di derby di Serie D, oppure calcio 5, volete, vogliamo parlare di Serie C, non comincia il derby. Ah, ok, caro amico da casa, a chi lo dici? Infatti Jacopo ha 8 televisioni davanti. A chi lo dici? Esatto, ho 12 schermi davanti. Sì. Voi non li vedete, io sì. Va bene. Andrea, ci fai vedere un paio di moviole della Vastese? Sì, condensate poi in un minuto, sì. Perché è accaduto tutto in quel momento. Intanto c'è questo intervento al limite dell'area di rigore sul tiro di Fiore. L'intervento mi sembra sia al di fuori, poi protesta il giocatore, ma probabilmente allarga anche il braccio, forse prende anche il fianco. Però la cosa più importante da chiarire è che l'intervento è fuori area. Sì. E poi però secondo me è qui c'erano gli estremi per il calcio di rigore, perché se andiamo avanti alla... ecco, tra poco vedremo con questo zoom, mi sembra che la palla venga presa col gomito, allargando peraltro il braccio ed estendendo il volume. Questo è il calcio di rigore. Ora la Vastese avrà anche giocato male, avrà perso meritatamente, però questo rigore c'era. Peraltro c'è anche un altro, intanto vi chiedo rapidissimamente se è rigore o no, sì o no. Questo sì, sì. C'è anche un altro episodio, non so se riusciamo ad estrapolarlo, dovrebbe essere il gol del 3-0, eccolo qua, gol del 3-0 del campo basso, forse c'è una spinta in area su Del Duca, proprio dall'autore del gol, che mi dite? Se no. Deve fischiare questo, deve fischiare ogni... No, no, questo non è stato fischiato, sono state le proteste della Vastese, perché poi arriva il gol. Guarda, mi ricordo protesta della Vastese. Moncini al Pescara, in Cittadella Pescara, ma lì ci fu proprio una trattenuta reciproca con Ciofani. Qui mi sembra un duello vinto di fisico, peraltro lì davanti c'è anche un giocatore del campo basso spinto a terra da uno della Vastese, quindi direi che ci può anche stare il gol. Andrea, 20 secondi, ma che deve fare la Vastese? Beh, io continuo a vederla. Siamo sempre qui a dirci le stesse cose. Continuo però. A vederla male, perché insomma, Papagni è una scelta che ci può stare in termini di esperienza. Anche se l'amico da casa ricordava il suo precedente tremendamente negativo in casa L'Aquila. Non so, ora anche col fatto che manca Leonetti, mancherà per altre 3 partite, le prossime sono 2 derby, ci sarà la trasferta con Montegiorgio, poi i derby con Notaresco e Giulianova. È davvero difficile, la Vastese deve cercare di compattarsi, noi lo diciamo da diverso tempo, ma è una squadra che non riesce a farlo e perde anche con una certa facilità. Oggi davvero a Campobasso pochissime tracce, e arrivava il nuovo allenatore, di solito c'è sempre un buon impatto con il debutto del nuovo allenatore, e c'è stato anche il tempo per lavorare, 2 settimane, ma le indicazioni sono tremendamente negative. Io penso che la Vastese debba prepararsi psicologicamente anche a fare i play-out e a fare bene quei 90-120 minuti, perché per come si mettono le cose è probabile, non certo, ma è probabile che la Vastese debba giocarsi la salvezza nel play-out. E occhio, perché al di là del Castelfidardo, anche per la penultima posizione, tutto è ancora in ballo. Quindi bisogna prepararsi psicologicamente a tutto in questo finale di stagione. Assolutamente. Andiamo adesso a Iesi, con un'altra pomeriggio non niente affatto positivo. Iesina Giulianova, finita 1-0. Vediamo insieme il servizio. La Iesina conquista una vittoria importantissima ai fini della corsa salvezza, e lo fa con un gol negli ultimi minuti di Cruz, che legittima una ripresa sopra le righe. Il Giulianova deve fare mea culpa per non aver portato a casa un risultato positivo, ampiamente la portata. Dopo la prima fase di studio sono i padroni di casa a vedersi al 10° con Iabre, con un tiro dal limite che finisce fuori. Al 12° del grosso passa per Torelli, che in diagonale mette alto. Al 14° conclusione di Ricci per la Iesina, da posizione centrale, Pagliarini blocca
Lucca in due tempi. Al 28esimo conclusione di Paolo con Anconetani che respinge di pugno. Al 36esimo Villanova entra in area dalla destra, cross in mezzo verso Fracassini che conclude. Pagliarini compie un grande intervento, poi l'arbitro fischia un fallo sul portiere. Al 41esimo Ricci apre verso il secondo Paolo, Del Grosso difetta nel disimpegno e la conclusione di Nonni viene parata da Pagliarini a terra. Al 43esimo posizione di Napolano, cross in mezzo, respinta la palla dalla difesa, parte in contropiede Cameruccio che si fa a metà campo, entrata in area, viene però stoppato dalla difesa giugliese, poi cade a terra e viene ammonito per simulazione. Nella ripresa al 12esimo lancio di Cameruccio verso Cameruccio che supera in velocità i difensori e arriva davanti a Pagliarini che gli dice no, sbarrandogli la strada. Al 15esimo è entrato Barbetta, salta due uomini in dribbling ma il tiro è sballato. Al 18esimo ancora Cameruccio con questa palla al limite e tira a giro col pallone che finisce di poco alto. Al 21esimo è ancora Barbetta con Pagliarini che para in due tempi. Al 37esimo grande conclusione di Cruz che finisce vicinissimo al palo lungo. Un minuto dopo punizione a tre quarti di Villanova con Pagliarini che para in due tempi. Al 40esimo si vede il Giulianova con la conclusione di Torelli centrale. Al 42esimo l'episodio che decide il match. Pagliarini difetta nel tiro, arriva Cruz che intercetta il pallone e mette la palla sotto la traversa e apoteosi Jesina che finisce sotto la curva dei tifosi in tripudio, mentre il Giulianova deve rammaricarsi per un secondo tempo giocato sotto ritmo. Per quanto concerne la partita, è stata una partita che ci aspettavamo, nel senso che nel momento in cui hanno messo Di Paolo al posto di Tozzi Borsoi hanno cambiato il tema tattico e paradossalmente ci hanno un po' messo in difficoltà perché avevano meno punti di riferimento e quindi bisognava stare attenti ogni volta che andavamo in pressione alta a non concedere profondità. E il primo tempo abbiamo fatto così, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, soprattutto nelle uscite in avanti, soprattutto nella pressione a metà campo avversaria, e io penso che alla fine il risultato sia giusto perché pur senza fare cose straordinarie abbiamo avuto 4-5 palle importanti fatto, ma è un bel passo in avanti e ci mancano due vittorie e per credo essere nella zona prefissata per la salvezza. Partita dove si poteva giocare poco e secondo me il Giulianova non ha avuto l'atteggiamento giusto in secondo tempo, anche perché ho provato a vincere la partita, ho sbilanciato la squadra, visto che loro non facevano giocare tanto Napolano, quindi ho deciso di sbilanciare un po' la squadra per provare a cercare subito i due attaccanti, ma questo non è avvenuto. Su errori nostri, su palloni persi nostri, loro hanno costruito quei due o tre azioni, di cui una ho scaturito il vantaggio loro, merito la Jesina. Noi ci dobbiamo fare un bel esame di coscienza perché le partite durano 90 minuti, se ne è parlato tanto di atteggiamento, dell'approccio mentale che non deve mai calare, invece il secondo tempo secondo me Giulianova ha fatto poco per provare a vincere la partita. Chiarissimo, Dario Bolzan. Intanto abbiamo scoperto, nel frattempo è sbloccato il punteggio a San Siro, 1-0 per l'Inter, gol di Mattias Vesino. Abbiamo scoperto che il giocatore che ha deciso la partita di Iesi, non ce ne vogliono i tifosi del Giulianova, è il cugino di... È mio cugino. Cruz Siqueira. Pereira, io Cruz da Cruz Pereira. Ma vabbè. Ci sarebbe da parlare di come funzionano i vostri nomi. L'ultimo nome è del padre, quindi con primo nome della madre, primo con nome della madre, secondo con nome del padre. Ah, perfetto. Questo vale per tutti? Sì, per tutti. Perfetto. Oh, però noi un dubbio ce l'abbiamo, se sì o no in gioco, adesso non ce ne volere tu, se mettiamo un po' in discussione il gol di tuo cugino. Però vediamolo un po', perché ci dobbiamo togliere un dubbio. Questo è il tiro, la sforbiciata.
Il problema, sai, lo dico ai tifosi del Giulianova, no, torniamo indietro. E proprio nel momento in cui tocca il pallone, ci sono due giocatori sulla sinistra, uno adesso viene coperto, ma non è fuori gioco, no. Che tengono nettamente in gioco Cruz, che dunque può saltare indisturbato. Chiaramente i difensori centrali poi si disperano perché, e reclamano anche giustamente, perché non si rendono conto probabilmente della posizione dei compagni di squadra, ma la posizione purtroppo per noi abruzzesi, per fortuna di Wilson, per la famiglia Cruz, purtroppo la il gol sembra essere regolare, vedete, alzano la mano, riconosco per esempio Fabio Fuschi che alza la mano, però purtroppo il gol sembra esserci, vero Andrea? Sì, poco. Insomma, è chiaro che se valutiamo solo la parte dei difensori centrali è al di là, ma sulla fascia erano molto bassi i difendenti sul lato, quindi posizione regolare. Andrea, ti chiedo, Giuliano Vacchi adesso, abbiamo detto, probabilmente era una delle squadre che aveva più bisogno della pausa per recuperare qualche giocatore. Oggi Tozzi Borsa è andato in panchina, Di Paolo ha giocato, però chiaramente adesso c'è questo doppio binario, campionato Coppa. Adesso la sconfitta di Iesi che porta i Leoncelli a più 5 complica un po' le cose, anche se insomma il margine c'è ancora, ce lo ha il Giulianova, parliamoci chiaro. Sì, io penso che a Giulianova manchino un paio di vittorie più un pareggio per ottenere la salvezza, quindi insomma prima questi risultati avverranno meglio sarà. Certo che la prossima giornata arriva una delle squadre più in forma, che è il Campobasso, e quindi sarà una gara molto difficile per il Giulianova, però fare punti vuol dire anche prepararsi nella maniera migliore alla semifinale di Coppa Italia, perché è vero che non porta la promozione in Serie C la vittoria della Coppa Italia, però si respira quell'atmosfera della competizione da dentro fuori. Nella partita d'andata c'era un gran pubblico, arrivare alla finale comunque è un momento di grande prestigio per il Giulianova, però la priorità è la salvezza, quindi la squadra ora deve ricompattarsi. Oggi diciamo che il punto sarebbe andato bene e più del punto il Giulianova non avrebbe meritato. Poi è arrivata la beffa alla fine, però Giulianova ha tempo e modo di trovare i punti per blindare la salvezza e poi dedicarsi al return match di Messina del prossimo 3 aprile. Sì, si riparte dall'1-1, lo ricordiamo, sì. 1-1 tutto di rigore dell'andata, si giocherà il 3 aprile al Franco Scoglio di Messina, dunque partita assolutamente che noi ovviamente seguiremo e vi proporremo ovviamente. Andiamo adesso a vedere l'ultima partita, poi vedremo anche, apriremo anche l'ultima pagina dedicata a Teramo Virtus Vecon Verona, che è l'ultima che è finita, quindi cronologicamente è chiaro che va per ultima, non ce ne vogliate chiaramente. Prima Forlì Avezzano, ci vediamo il servizio della partita. Lotta fino all'ultimo minuto, ma alza bandiera bianca l'Avezzano, che esce sconfitto 3-2 dallo scontro diretto del Morgagni. Torna alla vittoria il Forlì a distanza di 2 mesi esatti, l'ultimo successo a metà gennaio sul campo del Pineto. Una partita che sta di occasione sciupata per i marsicani, trovatisi in vantaggio in apertura ma incapaci di costruire sul gol di Samb il resto della partita. Alla fine a fare la differenza è stata la voglia di un Forlì che era quasi all'ultima spiaggia. Con la vittoria rispetto alla gara vinta col Sant'Arcangelo conferma Grazioso e lancia dal primo minuto di Renzo e Samb per Dosa e Bruni. Campedelli invece lascia in panchina Ambrosini e Del Sante. Come detto, pronti via e l'Avezzano va in vantaggio. Secondo minuto, Possenti, schierato nella difesa 3 forlivese, si fa sorprendere da Fallu Samb, che prende poi d'infilata Brunetti e insacca il pallone dello 0-1. Terza rete in campionato per l'attaccante senegalese. Purtroppo per i biancoverdi la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Dopo un paio di tentativi di Benedetto, al 14° il Forlì pareggia. Proprio Possenti lancia un Di Benedetto attivissimo sulla corsia di destra. Cross perfetto per l'incornata vincente di Graziani, 1-1 con un centro di testa di uno dei più piccoli in campo. Il centravanti biancorosso peraltro è scatenato e già dopo 2 minuti va vicino al raddoppio, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Avezzano in sofferenza contro un Forlì che continua a spingere e che a metà tempo trova il gol del sorpasso. Al 23° su angolo battuto da Mazzotti, Cortesi salta più in alto di tutti e batte Sinato. Forlì 2, Avezzano 1. È il momento decisivo del match perché i marsicani continuano a sbandare e concedono in maniera inopinata
rapinata il terzo gol alla squadra di Campedelli. Una rimessa laterale all'apparenza innocua arriva in realtà dalle parti di Graziani, che sfrutta il regalo della difesa bianco-verde e con una rovesciata dalla corta distanza brucia Sinato. Solo un infortunio e un risentimento muscolare pone fine alla gran prima parte di gara di Graziani, che al 33esimo viene avvicendato da Ambrosini. L'Avezzano rientra negli spogliatoi frastornato, ma ha ancora la forza di colpire a freddo gli avversari a inizio di frazione. Leo Grazioso al terzo minuto mette in mostra le sue qualità balistiche e dai 25 metri sorprende Mordenti e riapre la partita 3-2. Un minuto dopo Ambrosini conclude da posizione defilata, Sinato c'è. L'Avezzano ci prova di nuovo dalla lunga distanza, sempre con Grazioso che tenta di nuovo con il suo sinistro, ma non inquadra il bersaglio grosso al 12esimo. Al quarto d'ora è il turno di De Rocis, ma nulla da fare. Colavitto cerca forze fresche per entrare meglio tra le maglie del Forlì, dentro Dosa, Bruni e Conti per Di Renzo, Samba e De Rocis, ma l'Avezzano fa fatica ad avvicinarsi dalle parti di Mordenti. Anzi, è Sinato ad evitare il poker forlivese, in particolare alla mezz'ora sul tiro di Cascione. Inutile il forcing finale, l'Avezzano non riesce a rimontare e soccombe. Da domenica la corsa salvezza riprenderà quando al De Marsi arriverà una Jesina quasi salva, ma non per questo avversario comodo. Gara da non fallire. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone che dedicheremo a un piccolo commento sulla partita dell'Avezzano, ma intanto salutiamo, perché ci sta seguendo, ci stanno seguendo anche in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook di TV6. Mio fratello e mio padre, Eunice e Armando. Un bacione a famiglia. Come si chiamano tuo fratello e tuo padre? Mio fratello Armando e mio papà Eunice. È difficile da pronunciare per un italiano. Ok, li salutiamo. Non so come è venuto il mio brasiliano, sicuramente una benissimo. Cosa insentibile. Perfetto. Andrea, ci hanno scritto rapidamente, all'Avezzano è mancato un tiratore come Bisegna. Perché ridi? Perché mi sono zittito. Io non sto vedendo il derby, forse era successo qualcosa. Mi sono zittito un attimo, sì, effettivamente. Sì. Va bene, questo per rispondere come... a chi dice dai che dobbiamo vedere il derby. Sì, manca un tiratore come Bisegna, ma Bisegna non ha mai giocato quest'anno. Purtroppo non si può neanche catalogare come assenza, certo. Perché è un giocatore che è mancato da inizio stagione. Però attenzione, noi l'abbiamo sponsorizzato tempo fa e oggi ha fatto vedere il motivo per cui l'abbiamo e l'ho sponsorizzato. Leo Grazioso, lui è un grandissimo tiratore, ha fatto un gran gol e ne ha sfiorato un altro. Ha un mancino straordinario, l'ho paragonato ai tempi a Recoba, con le dovute proporzioni. Che oggi fa il compleanno glieli faccio io gli auguri. Auguri al Cino. Però se riusciamo a far rivedere quel gol segnato dall'Avezzano, il gol del 3-2 a inizio secondo tempo, e quello è un gran tiro di un mancino come lo è Bisegna. Quindi il tiratore c'è, il tiratore scelto. Ora è anche in condizioni, perché per tante partite non ha giocato. Può essere un'arma in più chiaramente per Colavitto, e domenica è una gara, neanche a dirlo, delicata contro una Jesina che ora è in un grande momento, è difficile giocarci contro, però a quota 39 punti la Jesina si è abbastanza allontanata dalla zona pericolosa, forse sarà un po' sazia, ma l'Avezzano non può contare su questo aspetto, deve giocare un partitone. Ecco il gol di Grazioso, ditemi voi se l'Avezzano non ha un tiratore ora, guardate. Mamma qui mia. Super gol. E non dite che non ve l'avevo detto. Che gol, su veramente grandissimo gol da parte di Grazioso, vi faccio un complimento, bellissimo. Vittorio diceva che il portiere forse ha fatto qualcosa. Vittorio, il portiere ha qualche responsabilità, come no? Adesso com'è? Fuori onda, poi no, scherzo. Però bello, bellissimo tiro. Siamo in chiusura, però prima dobbiamo andare in Serie C, perché oggi è stata la sconfitta del Teramo 1-2 contro la Virtus Vecum Verona. Ce la racconta la nostra Aria Cantagalli nel servizio. Ennesimo KO in casa per il Teramo con la Virtus Verona, che passa 2-1 al Bonolis al termine di una gara davvero opaca da parte dei biancorossi. Teramo in campo con qualche sorpresa rispetto alla formazione attesa. C'è infatti Sparacello al posto di Zecca per far coppia con Infantini davanti, con Spighi che invece vince il ballottaggio con Persia e parte titolare a centrocampo. Tra i pali, dopo l'infortunio di Gomis, torna dal primo minuto Lewandowski. Nella Virtus Verona invece, reduce da 4 risultati utili consecutivi, c'è Ferrara a far coppia con Danti in attacco, supportati da Gerbach.
È un primo tempo da film horror per il Teramo, che non mette nulla sul campo del Bonolis per cercare di iniziare bene la partita. La formazione di Maurizi prova a lavorare soprattutto dalle parti di Ventola, ma con scarsi risultati, mentre la Virtus Verona colpisce subito al 12esimo, quando Onescu vede il taglio di Casarotto che beffa la difesa biancorossa immobile e porta avanti il rossoblù. Lo svantaggio non desta il Teramo, che incassa anche il raddoppio. Manfrin fa le prove generali al 18esimo con una conclusione che termina di poco alta. Un minuto più tardi, da una punizione calciata da molto lontano dallo stesso Manfrin, Lewandowski ha una reazione troppo tardiva ed il pallone si insacca per il 2-0 della Vecomp. I biancorossi sembrano fantasmi che fluttuano sul terreno di gioco e che ringraziano al 43esimo la scarsa mira di Danti, servito da Ferrara. Il Teramo dà segni di vita ad inizio ripresa. Proietti ci prova subito, non inquadrando però lo specchio della porta. Lo stesso fa Zecca 3 minuti più tardi, mandando fuori col mancino. Maurizi lancia poi in campo Persia e Sparacello per Fiordaliso e Zecca, passando al 4-2-4. I cambiamenti però non sortiscono gli effetti sperati dal punto di vista delle occasioni create. Bisogna infatti attendere il 28esimo per vedere il Teramo segnare con Infantino, che raccoglie un calcio di punizione calciato da Ventola e parato da Giacomel. Ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante biancorosso ed il gol viene annullato tra moltissimi dubbi. La gara poi si riapre nel finale. Sirignano tocca con una mano un pallone calciato da Barbuti. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Infantino realizza, riaprendo la contesa però soltanto a livello teorico. Di occasioni vere e proprie, infatti, il Teramo non riesce a crearle, con Caidi che ha forse l'opportunità migliore nel finale, non trovando però sul secondo palo il pallone in precedenza intercettato da Barbuti. Per il Teramo è il secondo KO consecutivo al Bonolis, con i biancorossi che domenica prossima saranno di scena in trasferta contro la Gian Erminio, primo impegno di 2 consecutivi lontano dalle mura amiche. Non ci sarà Persia, diffidato e ammonito. E allora 2-1 della Virtus Vecomp. Oh, peraltro, lo dico ad Andrea, caro Andrea, durante questo servizio abbiamo scoperto un'altra cosa incredibile. Cioè? Lo sai chi è stato allenatore di Cruz? No, non mi piace. Grandissimo. Io lo sapevo, ecco perché sono venuto da te. In che circostanza? È in C1 a Cava dei Tirreni. A Cava dei Tirreni, con la Cava. Sai che è stata la seconda esperienza sua in C, se non mi ricordo male. Ma tra poco Simonetta Lamberti, quindi ha giocato. Simonetta Cruz. Lamberti. Tra un po' te lo facciamo ascoltare, ma vedendo la partita che te ne è parso? Cioè, Maurizi, secondo te come l'avrà, che ti aspetti da quello che stiamo per sentire? Dopo la partita? Cazzato nero. Ok, allora lo ascoltiamo. Cazzato lo ascoltiamo, Agenore Maurizi a termine di Teramo Virtus Vecom. Avevamo preparato una partita e ne abbiamo fatta un'altra, come spesso succede dopo una vittoria. E dal punto di vista sia dell'intensità, dal punto di vista delle giocate, dal punto di vista dell'attenzione. Però adesso, come sempre, voglio dire, quando si gestisce una squadra il responsabile è il tecnico, quindi è giusto che ognuno di noi, io per primo, mi debba assumere delle responsabilità. Non si può sempre dire quello che non funziona, bisogna anche trovare i rimedi. E ho sempre detto che in questo campionato, in questo girone, si può vincere e si può perdere con tutti, ma bisogna vedere però come si vince e come si perde, e questo è un aspetto importante. E oggi abbiamo preso dei gol bruttissimi, abbiamo subito la veemenza della Virtus dal decimo forse del primo tempo al trentesimo, e questo ci è costato la partita, come è successo anche altre volte. E noi non ce lo possiamo permettere, indipendentemente poi dall'aspetto tecnico-tattico, non ce lo possiamo permettere neanche dal punto di vista del gioco e dal punto di vista dell'atteggiamento. Però è così, ormai sappiamo che c'è da soffrire fino alla fine e dobbiamo tenere botta, e sappiamo che adesso abbiamo 2 scontri diretti fuori e dobbiamo andare a fare il risultato fuori casa. E purtroppo io per primo siamo sciocchi, perché non sfruttiamo queste occasioni, potevamo aver già chiuso questo discorso, invece siamo in piena corsa. Ma io credo che sia un aspetto mentale, poi credo che sì, non c'è una grande attitudine a giocare
a giocare partite toste, ma parlo a livello genetico, non c'è una grande attitudine a giocare sulle seconde palle, a fare una partita maschia, e questo è un po' quello che è la nostra squadra, ma noi siamo consapevoli di questo. Credo che io, quando parlo di consapevolezza, ecco, vorrei invitare tutti, me per prima, a stare con i piedi per terra e capire che le partite vanno giocate oltre da un punto di vista tecnico-tattico anche da un punto di vista agonistico, e questo noi delle volte veniamo meno. Non mi aspettavo una partita così oggi da un punto di vista caratteriale, e quindi sono deluso, ma deluso con me stesso, perché chi fa questo mestiere deve prevedere anche queste cose. Non sembrava così arrabbiato, però secondo me Wilson dentro... Diciamo che dentro è incassatissimo proprio. Eh sì. Andrea, rapidissimamente, perché poi voglio, da due ex, una sintesi della partita, da Fabio e da Vittorio, sono due ex. In 20 secondi, insomma, oggi l'abbiamo commentata, davvero una delusione la partita di questo pomeriggio. Ho sentito Maurizio e ha detto: avevamo preparato una partita, ne abbiamo giocata un'altra. Come per dire, abbiamo totalmente sbagliato l'approccio. Sì, però c'è una costante, cioè che questa squadra non ce la fa a dare continuità di vittorie, e questa è una costante che forse dovrebbe mettere in guardia un po' tutti, anche noi, sul fatto che c'è poco da sperare circa la possibilità del Teramo di salvarsi in anticipo. Addirittura Maurizio ha detto che queste situazioni si possono anche prevedere, bisogna essere pronti, cioè che il fatto che il Teramo possa giocare, perdere uno scontro diretto, lui certamente conosce meglio la situazione perché la vive di dentro. Noi non possiamo che constatare che non c'è la forza di questa squadra sotto tutti i profili di inanellare quella serie di vittorie che porterebbe la squadra lontano dalla zona play-out e a ridosso addirittura della zona play-off. Noi abbiamo detto che sarà così da qui alla fine della stagione, e questo è un altro chiaro indizio. Certo è che ora arrivano due partite in trasferta, da un lato possono spaventare, dall'altro però questa squadra in trasferta negli scontri diretti non ha particolarmente sfigurato, almeno sotto il profilo del risultato, della prestazione, insomma, ci sarebbe che ridire, perché Fano è stata una partita pessima sotto tutti i profili, almeno a Bergamo è arrivato il risultato, però non è scontato che il Teramo poi debba andare a picco nelle due trasferte consecutive lombarde. Magari ci sorprenderà e regalerà qualche soddisfazione. Fabio, ha ragione Andrea quando dice non, cioè, è inutile, questa squadra è condannata a fare un campionato in cui magari una la vince e poi una la perde, a non dover per forza a dover per forza volare basso. Dispiace, purtroppo è così. Effettivamente nelle ultime quattro partite, due vittorie e due sconfitte, giusto? Sì, sì. Due vittorie in trasferta e due sconfitte in casa. Sì, è abbastanza strano. Sono due trasferte, ci sono. Io dico ovviamente giocare in casa con i tifosi può darti qualcosa, vai a Teramo ancora di più. Però se nelle ultime due trasferte sono arrivati 6 punti, magari in queste due trasferte può uscire qualcosa di positivo e magari si tornerà dopo al Bonolis con maggiore tranquillità. Sicuramente il Teramo può farcela, si deve salvare, faccio il tifo per tutti. E due trasferte, quindi Albino Leffe e Renate? Gian Erminio e Renate, giusto. Speriamo, Albino Leffe a Bergamo si è vinto, speriamo che riescano a fare risultato anche a Gorgonzola. Certo. Vittorio, ti chiedo innanzitutto un piccolissimo giudizio sul gol del 2-0, perché è da portiere. Allora, secondo me, da quello che ho potuto leggere, che i tifosi hanno massacrato Leva. A me personalmente dispiace, perché ho letto è papera di qua, io preferisco non chiamarla papera, però vabbè, che sia partito con un secondo di ritardo. Sì, secondo me più che altro è un errore di valutazione, più che un errore tecnico. Sì. Quindi secondo me da quella distanza, secondo me non si aspettava un tiro del genere. Secondo me pure la barriera ha fatto tanto, che comunque non gli ha dato modo di vedere bene la palla come partita. Eccola qua.
ma passa in mezzo? Non lo capisco. Capisce, secondo me da quello che si vede di qua passa sotto la gamba di, se non sbaglio, Proietti. C'è il primo uomo che disturba, non sa che si scossa, passa in mezzo. Secondo me passa in mezzo. Non è sempre portiere, cioè se passa in mezzo. Però sono 30 passo metri. Vabbè. Certamente Lewandowski ci ha abituato a parate molto belle, quindi non gliene faremo una colpa, però insomma, va bene. Va bene, Andrea, vediamo i due episodi da Moviola rapidissimamente. Sì, in particolare il primo, perché c'è il gol annullato Infantino, avevamo più di qualche dubbio, qui possiamo rivedere, poi anche col fermo immagine che abbiamo preparato, poi avremo anche un fermo immagine zoomato. Ecco, questo è il fermo immagine, però ecco, andando avanti ne avremo un altro un po' più zoomato. Vedete, praticamente Infantino si trova in una morsa, in un sandwich. Io non riesco a capire se è in posizione regolare o no. Dico solo che il numero 4 della Virtus Vecomp ha quei piedi che possono far presupporre che Infantino è tenuto in gioco, ma la certezza non ce l'ho. Secondo episodio? Il calcio di rigore, che c'è a distanza ravvicinata, ma qui c'è un intervento veramente scomposto di Sirignano, vedete, braccio staccatissimo, intervento anche ingenuo da parte di Sirignano, che rischia la giocata in una zona non pericolosissima dell'area di rigore e tocca la palla con il braccio. Certamente, va bene, va bene. Vediamo il prossimo turno di Serie C e Serie D. Chiedo scusa alla regia perché ho fatto tardi. Faro, Ferrar, Pisalò, Fermana, Vispesa, Roggiano, Erminio, Teramo, domenica alle 16.30. Gubbio, Renate, Molese, Monza, Ravenna, Albino, Leffe, Sud Tirol, Vicenza, Ternana, Pordenone, Tristina, San Benedettese, Virtus, Vecomp, Verona, Rimini, Serie D, Girone F. Vediamo il prossimo turno. Avezzano, Jesina, grande sfida, salvezza. Castelfidardo, Isernia, Cesena, Pineto, ne abbiamo parlato prima. Francavilla, Forlì, vi tocca il Forlì che oggi si è ridestato. Tanto vantaggio del Crotone a Lecce, questo farà piacere al Pescara, questo risultato. Giulianova, Campobasso, Matelica, Sant'Arcangelo, Montegiorgio, Vastese, Agnonese, Savignanese, Notaresco, San Giustese, San Morese, Recanatese. Davvero tutto per questa sera, io ringrazio Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ci vediamo domenica. Assolutamente. Con l'Abruzzo del pallone. Certo, prima tante altre volte. Ringrazio Wilson Cruz. Grazie Wilson. Grazie a voi pure per l'opportunità di stare qua. Oh, hai salutato tutti, ma la tua ragazza non l'hai salutata, che dietro le quinte è importunata peraltro. Ha salutato la mia ragazza. La nostra Roberta Di Sante, importunata, la vuoi salutare di persona? Cioè, vuoi dire anche il nome? Che okay, di Natasha? Ah, sì. Natasha. Sì, la salutiamo tutti. Grazie per essere stati con noi, così come grazie a Fabio Gatta. Ciao Fabio. Ciao, grazie a voi. In bocca al lupo al Francavilla, in bocca al lupo anche a Vittorio Natale. Ciao Vittorio. Ciao, grazie. In bocca al lupo al Francavilla, al Pireto, a tutte le squadre abruzzesi di Serie D. Noi ci ritroviamo settimana prossima con l'Abruzzo del pallone, 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.